Giorgia, ma sono con la mia amica Valentina, che si può ben notare in uno stato molto interessante. A che mese siamo, Vale? Ciao a tutti, io sono al sesto mese di gravidanza, precisamente alla 23ª settimana. Bene, con lei oggi vi mostrerò degli esercizi di respirazione e allungamento da poter fare e svolgere durante tutto l'arco della vostra gravidanza. Mi raccomando però, prima cosa, per chiunque decida di continuare o di iniziare dell'attività fisica in gravidanza, prima cosa da fare è consultare il medico. Ovviamente Vale l'ha fatto ed è qui per mostrarvi insieme a me questi fantastici esercizi. Bene, partiamo subito con un esercizio di respirazione. Come Valentina ci mettiamo con le gambe incrociate, posizione eretta della schiena, mani sulle ginocchia. Inspiro, mi preparo, buttando fuori l'aria, fletto la colonna, portando e allungando le braccia in avanti su una terassina. Inspiro, ritorno su una vertebra alla volta, porto le braccia indietro ed estendo il torace. Mi raccomando, solo la parte alta della schiena, sostenendo sempre l'addome, aprendo bene il petto al soffitto. E di nuovo inspiro, ritorno, mi preparo, butto fuori l'aria, fletto in avanti la colonna vertebrale, allungo le braccia, inspiro, ritorno su una vertebra alla volta e piano piano porto le braccia indietro e apro bene il petto al soffitto. Bene, questo esercizio di respirazione va eseguito 3-4 volte. Andiamo avanti, parliamo adesso di contrazione del pavimento pelvico. Ne parleremo spesso perché in gravidanza è molto molto importante. Il pavimento pelvico, diciamo che è uno strato che si trova in basso tra sinfisi pubica, ischi e coccige, e in questo momento, nel momento della gravidanza, è sollecitato naturalmente dal peso del feto, perché deve sostenere il peso del feto. Per questo è molto molto importante attivarlo, tenerlo attivo. E gli esercizi ovviamente non saranno molto visibili perché la contrazione è comunque una contrazione interna, e per lavorare sulla contrazione si lavora sempre con la respirazione. L'idea è quella di trattenere la pipì, o anche pensate in un palazzo di 10 piani, vostro corpo come un palazzo di 10 piani, voi dovete tirare su l'ascensore non al 10° piano ma all'8°. Per farlo partiamo sempre con le gambe incrociate, come sta facendo Vale, posizione eretta, e inspiro, mi preparo, buttando fuori l'aria, attivo, quindi tiro su verso l'alto e inspiro, lascio. Questo esercizio di contrazione del pavimento pelvico, anche questo, va eseguito 3-4 volte. Bene, andiamo avanti. Prossima posizione, la posizione di allungamento. Pianti dei piedi unite, l'una contro l'altra, esatto, e tocchi le mani qui sulle caviglie. Questo esercizio serve ad allungare ovviamente l'interno coscia, in generale gli adduttori. Inspiro, rimango, buttando fuori l'aria, penso di spingere le ginocchia verso il basso. Esattamente. Anche questo esercizio di allungamento lo tenete per 3-4 respiri, senza stancarvi troppo. Come va? Bene. Andiamo avanti con il prossimo esercizio, sempre un esercizio di stretching. Per farlo ci giriamo e allunghiamo la gamba destra in avanti, l'altro ginocchio piegato, piede vicino alla gamba lunga, e portiamo le braccia su verso l'alto vicino alle orecchie. Esattamente, inspiro, mi ruoto, cresco su verso l'alto, mi ruoto, buttando fuori l'aria, mi fletto in avanti verso la gamba destra. Esattamente, inspiro, torno su una vertebra alla volta, allungo nuovamente le braccia verso l'alto, inspiro, mi preparo di nuovo, buttando fuori l'aria, mi fletto in avanti, verso la gamba, possibilmente stesa con il piede a martello. Ed inspiro, ritorno su verso l'alto. Anche questo lo eseguiremo 3 volte a gamba. Quindi adesso abbiamo fatto con la gamba destra, voi lo farete anche con la gamba sinistra. Andiamo a prepararci per il prossimo esercizio, che lo andremo ad eseguire in quadrupedia. Una super posizione per le donne in gravidanza, perché molti esercizi vedrete li eseguiremo in questa posizione. Vi ricordo sempre, mani sotto le vostre spalle, ginocchia sotto e larghezza delle vostre anche. Da qui inspiro, allungo il braccio destro verso l'esterno, altezza della mia spalla. Buttando fuori l'aria vado ad infilare il braccio destro, in questo caso, verso l'altro, e in questo caso
caso piego anche leggermente il gomito opposto. Quindi lo andiamo a vedere anche dall'altra parte. Inspiro il braccio, lo allungo verso l'esterno, buttando fuori l'aria. Poi infilo, come vedete, l'altro gomito si flette leggermente. Anche questo lo andrete ad eseguire 3 volte all'arco. Andiamo ad allungarci un attimo, quindi glutei e spalloni, allungo un attimo la schiena. Prima di ritornare su, piano piano la vertica alla volta. E ci prepariamo per il prossimo e ultimo esercizio di allungamento. È l'esercizio di allungamento dello psoas, sapete che a me piace tantissimo e perché non farlo anche in gravidanza. Quindi porto in avanti la gamba, in questo caso vado con la sinistra, porto quindi in avanti, affondo piano piano spingendo il bacino in avanti. Vi ricordo, per non gravare sulla zona lombare, di tenere gli addominali petto aperto al soffitto, esattamente di allungare bene la schiena, quindi non questo mai, soprattutto in questo caso. Anche questo esercizio di allungamento dello psoas lo teniamo per 3-4 respiri a gamba. Bene, questi sono gli esercizi. Il mio invito è quello di farli durante tutto il periodo della gravidanza, ovviamente con il benestare del vostro medico. E donne, future mamme, mi raccomando, soprattutto in questo momento dovete imparare necessariamente ad ascoltarvi. Quindi datevi i vostri tempi. Non affaticatevi, piuttosto concedetevi più pause tra un esercizio e l'altro e godetevi questo momento. Ciao ciao, alla prossima!